non soltanto una incapacità clamorosa di governare il settore, ma anche una crescente solitudine intorno a lei. Non, come dire, è del tutto evidente, no? Si vede anche da ora. Cioè, lei è rimasta l'assessore che deve difendere un sistema sanitario al collasso e lasciamo stare il presidente che è, diciamo, in questo consiglio desaparecidos in generale, ma anche i suoi colleghi, insomma, non fremono per esserle accanto. Perché ormai, dopo 2 anni e mezzo, è evidente che il fallimento del sistema è qualcosa di più che una suggestione della minoranza oppure, come dire, no, una retorica della minoranza nel voler necessariamente fare opposizione a questa amministrazione. C'è un fallimento di organizzazione, e cioè ogni atto fatto da questa giunta non ha fatto conseguire un miglioramento nelle performance ai cittadini, in nessun indicatore, tasse se ne pagano di più, liste d'attesa sono più alte, fughe sono più alte, e ha condito tutto questo sistema con un'incapacità di visione e di costruzione del futuro, perché io sfido chiunque. Se esiste un progetto di riqualificazione, di individuazione di un nuovo ospedale, di individuazione di un nuovo servizio che sia stato messo a punto in questi 2 anni e mezzo. Anzi, devo dire, diciamo, che l'incapacità è così clamorosa che anche quelli che precedentemente, e siccome io so già come mi si potrebbe rispondere, ah, ma anche in passato, lo dico per i posteri e anche per quelli che scrivono i 10 anni, intanto io ci sono stata 5 anni qua e poi non rispondo della qualità sanitaria che è stata elaborata nei 10 anni, io rispondo per i miei 5, e nei 5 in cui io ho condiviso l'amministrazione precedente almeno si è cercato di mettere le mani al San Martino con investimenti pesantissimi, almeno si sono costruite le case della salute in tutta la zona dello Spezzino, ma non solo, e almeno si sono trovati soldi per realizzare un nuovo ospedale. Ora, ieri scopriamo che alla Spezia il nuovo ospedale sarà impantanato per tanto, tanto tempo, perché contrariamente a quello che era stato dichiarato, e cioè che ci arrivava anche un bambino a capire che non poteva essere così, ci sono problemi di contenziosi sia rispetto alla progettazione esecutiva. Quello è un appalto integrato, gli appalti integrati prevedono che chi vince l'appalto faccia anche il progetto esecutivo, quelli che hanno vinto l'appalto sono in contenzioso o stanno per andare in contenzioso perché non c'è, come dire, condivisione con quelli che hanno scelto loro per fare l'esecutivo. E in più ci sono problemi anche per l'impiantistica. Risultato: 180 milioni di soldi pubblici trovati da giunte di centrosinistra, l'ospedale del Ferentino è ancora una volta impantanato. Allora, e poi c'è l'altro aspetto, e cioè siamo tornati ad una visione della sanità in cui la politica entra mani e piedi nelle decisioni. È così. E che è l'aspetto più drammatico di questa vicenda. Una politica che anziché stare a regolamentare e a programmare il futuro entra mani e piedi nel tema della gestione. Ma non per lo spoil system, avete scelto i dirigenti che volevate, avete fatto bene. Avete scelto dirigenti che si sono dimessi dichiarando cose gravissime, avete fatto bene a assumervi le responsabilità. Ma perché è evidente
che quando tu apri i giornali della città dove vivo io e trovi il caos che si è determinato, un dirigente che non va d'accordo con l'altro, i tentativi, no, di toglierne uno, di far magari passare con una responsabilità su una vicenda delicatissima come quelle che sono successe a geriatria siano colpe di uno piuttosto che dell'altro, un clima irrespirabile dove la politica ha invaso tutto, e vi dirò di più, dove la politica ha invaso tutto e si è divisa anche dentro il centrodestra. Lì dentro comanda la Lega, per gli altri non c'è spazio. E siccome comanda la Lega, e cioè lei, vicepresidente, e soprattutto comanda quello che vi siete scelti a fare il capo e ve lo siete tenuti nonostante fosse pensionato, in una funzione che non è quella di direttore, perché non potevate, io penso che sia giusto, dopo avere detto che questa volta sui pronto soccorso eravamo a posto, che questa volta c'era un piano d'emergenza che avrebbe funzionato, che questa volta nulla sarebbe stato lasciato al caso, e beh, scopriamo non soltanto che in questa regione le vaccinazioni sul tema dell'influenza sono crollate a picco, d'altronde se si continua a fare gli scettici sui vaccini, no? Voglio dire, da Salvini in poi non è che si può pretendere che poi la gente vada a vaccinarsi. Se tu, come dire, fai passare il principio che i vaccini non servono, avrai una regione dove la gente non si vaccina, e questo è grave. È grave soprattutto per i bambini, è gravissimo. Ma non solo, non ha funzionato niente, e avete passato il periodo natalizio mandando in tilt tutte le strutture di pronto soccorso che esistono nel territorio genovese. E questo è accaduto anche perché avete smantellato il sistema territoriale, che prima aveva, diciamo, imboccato una strada di sviluppo. Non era certamente anche lì nessuno dei mondi meravigliosi, ma voi siete riusciti, il responsabile di questa, diciamo, grande successo che si è determinato nel periodo natalizio sui pronto soccorso, che è il dottor Locatelli, io credo debba rassegnare le proprie dimissioni, e credo che questo consiglio glielo debba chiedere in modo chiaro, esplicito e netto. Ed è per questo che l'ordine del giorno che noi presentiamo ha questo contenuto essenziale. Poi ce ne sono altri, ma c'è soprattutto questo, il fatto di mettere una parola fine al tema dell'emergenza in questo territorio.